Passo adesso la parola al dottor Tontoli, che prenderà in mano, diciamo, il convegno. Devo ringraziare con tutta sincerità il privilegio che mi è stato dato. Il ruolo moderatore, coordinatore, raccordatore degli interventi. Il moderatore evoca arbitri di pollai televisivi in cui si devono soltanto accapigliare senza arrivare a nulla. E l'Associazione dell'Arma Aeronautica è intestata alla sezione al Luigi Broglio, che è stato ispettore del Corpo del Genio Aeronautico e viene considerato, è scomparso nel 2001, considerato il padre dell'astronautica italiana. Qualcosa a che fare anche con la provincia di Caserta, che a capo ospita il CIRE, il Centro di Ricerche Aerospaziali. Il colonnello Antonucci diceva di sentirsi in famiglia, non posso che dire altrettanto come cittadino casertano, per anni abitando a 50 metri dalla Reggia, che è stata la madre di tutte le necessità della nostra città. Ha ospitato in contemporanea fino alla fine quasi degli anni 70, lo ricordiamo, la scuola specialisti di aeronautica militare, e non vorrò togliere particolari al collega Alberto che succederà, poi in contemporanea ospitava il liceo scientifico Diaz, l'istituto per ragionieri, l'istituto per geometri e la scuola media Vanvitelli, tutto in quella che era parte del sottotetto e parte laterale gravitante su quella che è il piazzale delle bandiere. Un miracolo avere predisposto in tempo queste strutture che consentirono alcuni anni fa la permanenza della scuola specialistica di aeronautica a Caserta con la città legata affettivamente. Quindi, eccolo qui, pronto, è il collega Alberto Zazza D'Aulisio, con una sola presentazione che faccio da fratello maggiore, l'avete sentito i motivi anagrafici, è il presidente della Società Italiana di Storia Patria a Caserta. È il collega che vede una pietra e ve ne dice l'anagrafe, la storia e tutto. Amabilissimo nel conversare, piacevolissimo nell'ascoltarlo, sarà anche così in questa occasione. Innanzitutto, se preferisci il tavolo per motivi di foglie. Sì, no, preferisco venire al podio perché diventa più agevole. La massa cartografica non spaventerà l'uditorio, no, ecco, deve impressionare perché... Posso appoggiare? No, non lo so usare, quindi io non uso questi strumenti. Vado a Dio. Ah, prego? Vado a Dio. Sì, va avanti lei, poi quando citerò... esatto, sì. Allora, scusate i preamboli preparatori, penso sia a distanza giusta per non creare problemi di contagio e veniamo al dunque. Come avete visto, ho al seguito un mezzo chilo, un chilo di carte che avevo portato come supporto per il mio intervento che doveva seguire una certa scaletta. Ma quando si parla dopo uno, due, tre, e allora si sconvolge la scaletta, si resetta tutto e si bisogna ritentare a braccio. Perché si resetta tutto e ritentare a braccio? Perché è venuta innanzitutto una provocazione molto efficace del generale ispettore, chiedo scusa, Cardinali. Mi considero consegnato,
generale cardinale, il quale ha messo l'accento sul legame affettivo che ha caratterizzato la città di Caserta per la presenza dell'Accademia Aeronautica qui. Non parto dalla fine, a mezzo dal mezzo del vissuto della città, ma l'assist è significativo. Perché è significativo? Perché ho anche una testimonianza di quei casertani che hanno amato il nido degli aquilotti casertani. Quegli aquilotti che si sono a suo tempo pregiati della presenza del cinema, di Alberto Sordi, i famosi tre aquilotti, quando sciamavano per Caserta e portavano il messaggio dell'Alitaliana dovunque. Ebbene, la testimonianza mi viene da un casertano di oggi che fra qualche giorno, il 7 marzo, festeggerà il suo 101esimo genetlieco, l'avvocato e poi giudice, o meglio, prima giudice e poi avvocato, Castore Tescione, il quale in una missiva di tanti anni fa, parlando di problemi di Caserta, ricordava, non con nostalgia ma con tanto affetto, la presenza efficace della Regia Accademia Aeronautica, non in Palazzo Reale ma in Caserta, sul territorio casertano. Quindi ci sta questo humus, questa fertilità, ma è una fertilità che è alimentata non certo dalla presenza prima dell'Accademia e oggi della scuola specialisti, già scuola sottufficiale, già scuola specialisti e poi tornata la scuola specialisti, fondata a Caserta nel 48, quando bisognava in qualche modo rimediare all'allontanamento, io direi allo scippo della casa madre dell'aeronautica militare. E dicevo, parlo in questi termini perché la presenza dell'arma azzurra sul territorio non nasce nel 1926, cioè tre anni dopo la costituzione, l'istituzione della Regia Accademia, quando si trasferisce da Livorno a Caserta. Bisognava farlo necessariamente perché dopo la fondazione i primi tre anni, erano due anni nella legge istitutiva del commissariato dell'aeronautica, i primi due anni avevano previsto una soluzione diversa, bisognava cercare di sistemare l'Accademia in maniera autonoma sul territorio campano, si era scelto Capodichino, a Capodichino non c'era la possibilità immediata di realizzare e allora si cercò una soluzione provvisoria che peraltro nel tempo non fu neanche molto gradita a colui che poi divenne un sostenitore di Caserta, Italo Balbo, il famoso trasvolatore, quello che diede anima all'ala italiana. Ebbene, si cercò il rimedio e si scelse questa Reggia come sede provvisoria, che poi venne definitiva fino agli eventi bellici che la portarono via. Ebbene, non nasce nel 1926 a Caserta il legame con l'arma azzurra, ma risale nel tempo. Pochi sanno, forse, che le prove generali furono fatte durante la Grande Guerra, nel 1918, quando si tenne un primo corso per allievi piloti. Ho con me nel carteggio a sostegno l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 1917 che bandiva un concorso per 700 allievi piloti, i quali allievi piloti furono qui alloggiati nella mala locata che era l'area latistante la Reggia e quindi l'attuale sede della scuola, dove c'erano i baraccamenti per la scuola ufficiale di complemento, perché bisognava formare gli ufficiali subalterni da mandare immediatamente al fronte con corsi accelerati. 12.000 giovani da tutta Italia vennero a Caserta a frequentare quei corsi accelerati e tra quei corsi ci furono i 700 allievi piloti. Io ho scritto tempo fa
allo Stato Maggiore, cercando di sapere, di conoscere almeno i nomi di questi entusiasti giovani, ma non ho avuto risposta. Altre risposte ne ho avute, altri interrogativi, ma questo è rimasto un dubbio. Perché lo cerchi? Perché attraverso gli annuari, attraverso gli elenchi di quelli di quelle generazioni si ricostruisce un tessuto storico, sociale e culturale di grande importanza per capire le dinamiche socio-culturali. E se noi consideriamo che ho qui con me un annuario del corso, Sparviero, di tre corsi, gli ultimi tre corsi, Sparviero, Urano e... Turbine e Urano, i tre corsi ultimi, perché erano corsi triennali, quindi erano cominciati nel 39, e qui abbiamo delle immagini del giuramento del corso Sparviero. Ecco, vediamo un po' se riusciamo a prenderle. Nell'ordine sarà la terza, la quarta immagine, no, questo è Oreste Salomone, verrà dopo, questo è dopo. Ecco qui, vediamo il vescovo di Caserta dell'epoca, Monsignor Moriondo, che prima di benedire il gagliardetto del corso, e poi ci dovrebbero essere anche le immagini, ecco, di alcuni allievi schierati durante la cerimonia di giuramento, ancora un'altra, qui il comandante dell'epoca, che è il generale Giovine, e ce n'è qualche altra, credo. Ecco, e qui è l'ultima delle immagini di quella cerimonia di giuramento che conservo tra le mie carte e che sono pronto a consegnare a chi ne avrà necessità. Ma torniamo, facciamo un passo indietro per quei corsi particolari. E quindi nel 1918 ci fu un primo corso per allievi piloti e questi ragazzi poi furono immessi nella nascente arma aeronautica. Era aviazione quella, non era aeronautica militare, era l'aviazione militare, che ha delle radici ben più lontane. Non possiamo dimenticare, faccio un salto parabolico, alla tradizione degli aerostati, alla tradizione delle mongolfiere, dei dirigibili, del mezzo più leggero dell'aria, tanto per intenderci, che poi viene sconfessato da Giulio Douay, della teoria di Douay, che dice il dominio dell'aria lo conquistiamo con il mezzo più pesante dell'aria. E allora in quel contesto troviamo una figura bellissima, che è quella del generale Morris, il quale nel fine 800 viene designato a costituire il corpo aeronautico. Quindi già c'era una proiezione verso una specialità della forza armata che non si era ancora individuata come arma autonoma, ma era il corpo aeronautico che doveva integrare la forza armata esistente e l'esercito. Difatti il reclutamento dei piloti avvenne sostanzialmente tra l'esercito e la marina. Il primo comandante, il secondo comandante dell'Accademia, Valli e Valle, erano entrambi provenienti dall'aviazione della Marina, che poi aveva meritato anche delle distinzioni non onorifiche, ma distinzioni al valore durante la Prima Guerra Mondiale. E allora, tornando a Morris, Morris aveva dato l'anima per portare avanti una struttura dell'aviazione militare che fosse all'altezza delle esigenze e delle occorrenze. Nel 1915, alla vigilia della Grande Guerra, il generale Morris, che era un ufficiale che proveniva dal genio, quindi il genio è stata l'anima dell'aviazione e quindi dell'aeronautica, poi parliamo di due, e il Morris aveva dato l'anima per creare una forza
capace di dare il giusto supporto, il giusto, la giusta efficacia alle attività belliche. Purtroppo giochi di potere lo portarono fuori dal contesto e mentre Morris si stava attrezzando con un programma di grande rafforzamento di questa specialità che doveva poi proiettarsi a diventare un'arma autonoma, e all'improvviso fu defenestrato e non si riprese più dal duro colpo ricevuto. Ma anche la forza armata, la forza aerea ne risentì, perché non potette esprimersi così come avrebbe voluto esprimersi durante la Grande Guerra. Fecero miracoli per poter mantenere alto il prestigio e questi miracoli sono consacrati alla storia con la medaglia d'oro di Oreste Salomone, ecco, lo teniamo nella prima diapositiva, nella prima slide, come si dice, non questa, dobbiamo andare un po' indietro, è quella grafica che ho tratto ancora dietro, ecco è questo Salomone, una grafica che ho tratto dal volume che contiene tutte le medaglie d'oro della Grande Guerra. E Oreste Salomone era un capuano, era un soldato volontario che poi passò nell'amministrazione, una carriera che veniva dai gradi più bassi, lo troviamo tenente di amministrazione, lo troviamo già impegnato come pilota nella guerra in libica italo-turca. Si distinse in quei combattimenti, ma durante la prima guerra mondiale pilota quel famoso aereo sul fronte slavo e un massacro fu, si salvò soltanto lui perché rimase ferito gravemente ma riuscì a tornare a terra, ma si salvò per miracolo Gabriele D'Annunzio. Che c'entra D'Annunzio? D'Annunzio era ufficiale osservatore, doveva con Oreste Salomone partire per quella impresa e se non che era un po' fraccomodo, arrivò in ritardo, il suo posto fu preso da un volontario, De Angelis, un tenente colonnello, che con tanto entusiasmo volle sostituirlo e morì De Angelis, morì altro personale del velivolo e Salomone, dopo aver portato a termine l'impresa, nonostante l'imperversare degli di caccia austriaci, riuscì ad atterrare vittorioso. Medaglia, l'unica medaglia d'oro della Grande Guerra e la prima medaglia d'oro che viene contesa tra gli amministratori dell'esercito e l'aeronautica, dice, ma chi appartiene all'aeronautica o all'esercito? Comunque una medaglia d'oro che io dico con tanto campanile, con l'orgoglio del campanile, appartiene alla terra di lavoro, appartiene a Caserta, appartiene a Capua, perché Oreste Salomone era di Capua. E qui tra i quadri di questa scuola abbiamo un discendente di Salomone, Cesare Salomone, che è un sottufficiale specialista che ho incontrato all'ingresso della zona Sirturi, come si chiamava questa una volta. Ma Capua è importante soltanto per aver dato i natali a Salomone, è importante per aver dato i natali all'aviazione e poi con chi? Con Giovanni Giuseppe Augusta. Giovanni Giuseppe Augusta nel 1907, sull'esempio dei fratelli Wright, progettò e realizzò un primo velivolo, esercitandosi nella piazza d'armi della città di Capua. Fece scuola Giovanni Augusta, era a capo, il padre era un funzionario dello Stato e lui invece si era dedicato a queste attività scientifiche, tecniche. Entusiasmò Umberto Nobile. Umberto Nobile si era ispirato all'attività di Giovanni Augusta, di Gianni Augusta. E quindi nel 1909
I primi voli, ci sono delle cartoline illustrate dell'epoca, le aveva, però era complicato poterle inserire nel contesto, e ci sono cartoline illustrate, quelle che si usavano un tempo per mandare i saluti o i ringraziamenti, ebbene, che mostra la piazza d'armi di Capua con dei velivoli che attraversano l'aria a quota dovuta. Quindi Capua ha dato i natali a Oreste Salomone, a Gianni Agusta, che poi ha segnato la storia. Il famoso Savoia Marchetti è uscito dalla fabbrica degli Agusta, tanto per intenderci. Caproni aveva un poco il privilegio quasi un monopolio. Il Caproni aveva fornito l'aereo allo stesso Oreste Salomone e a Cola De Renzis di Montanaro per portare in giro il nome di terra di lavoro. Durante la Prima Guerra Mondiale, se il cortese collaboratore vuole mostrare eccolo, questo era il velivolo che attraversò i cieli dell'Italia con la scritta terra di lavoro. Il commissario per l'aeronautica dell'epoca, Coletti, generale commissario dell'esercito Coletti, aveva lanciato una sottoscrizione per acquistare un aereo il quale propagandasse la nascente forza armata. Rispose la provincia di Caserta con grande attenzione e fu possibile acquistare l'aeroplano che Oreste Salomone e Cola di Renzis di Montanaro, un tenente anche lui, ebbero l'onore e il privilegio di portare in volo e per fare propaganda, per fare capire che cos'era l'aviazione che stava nascendo. Il tempo, chiedo scusa, non mi era stato detto 20 minuti, quindi credo che siamo nei termini. Non voglio invadere, il materiale ce n'è, quindi. La storia è un centenario. Allora arriviamo andiamo ancora avanti un po' con la Grande Guerra e il seme era stato lanciato. In questa Grande Guerra abbiamo una serie di casertani che si sono distinti come piloti. Se per cortesia mandiamo l'immagine, eccolo, Attilio Iannello. Attilio Iannello era un ragazzo di Corso Trieste. I casertani avranno visto chissà quante volte quella lapide che è stata applicata a un edificio di antica costruzione in prossimità della farmacia Ricciuti, sul corso, quindi a metà corso, e una grande lapide che fu apposta dalla Regia Accademia nel 1925 in ricordo di questo pilota che aveva combattuto durante la Grande Guerra, che era nato in quel palazzo di Caserta e che poi nel 25 cadde per un incidente in un volo di servizio normale, però meritava un ricordo. E che dire di Nicola Pontillo? Scusate, con i nomi. Biondillo. Prego. Biondillo. No. Vabbè, cioè era diventato capitano a Ghedi. Grazie, sì. Sì, scusatemi, perché penso di stare a casa mia e non tengo conto di certe esigenze che sono importanti. Allora, dicevo, c'è stato un altro bel pilota di Caserta che era arrivato addirittura al grado di capitano. Ebbene, anche lui è caduto, dopo aver combattuto durante la Grande Guerra, anche lui cadde ed è sepolto nel cimitero di Casola. Questa è una di quelle memorie dell'aeronautica e dell'aviazione in terra di lavoro che andrebbero ricordate nell'ambito del progetto di cui conosciamo il bando. Ecco qui l'elenco
l'elenco un elenco parziale dei nostri piloti. Ecco, Cola De Renzis, l'abbiamo già detto. Abbiamo già detto, il quale proveniva dal Genio. E poi abbiamo Attilio Ianniello, l'abbiamo visto, abbiamo ancora Erasmo Ialonghi. Erasmo Ialonghi fu decorato di bronzo al valor militare, era della vecchia terra di lavoro di Elena, l'attuale Gaeta, e morì poi per un incidente dopo la guerra, ma aveva fatto la guerra ed era un decorato. Abbiamo Mario Buonocore, che era un giovane avvocato, aveva combattuto regolarmente, aveva poi contratto una malattia, viene a Caserta in convalescenza e muore, però aveva volato eroicamente. Piombino l'abbiamo ricordato, Guido Aldi che era di Caiazzo, e anche lui morì dopo aver partecipato all'intero ciclo operativo di bellico, però. Quindi è un destino superare le ambasce della guerra, le difficoltà della guerra e poi cadere in disgrazia. E poi abbiamo l'amico fraterno di Attilio Ianniello, Costantino Bobbio, che viene ricordato da Attilio D'Angelo in una pubblicazione che tra poco mi procurerò il piacere di consegnare ai signori generali che hanno introdotto i lavori. Attilio D'Angelo era un docente del liceo Giannone. Ragazzi del Giannone, fatevi spiegare dal professore Natale chi era Attilio D'Angelo. E parlo con voi con particolare familiarità, essendo un ex del Giannone. E, dicevo, Attilio D'Angelo, professore di materia tecnica, di storia dell'arte, ed era ispettore per le antichità e belle arti della provincia, combattente nella Grande Guerra, che aveva un feeling con la Regia Accademia di Caserta e riuscì a far allestire negli anni 30 il Museo dell'Aeronautica. Museo dell'Aeronautica che poi negli anni successivi fu trasferito a Vigna di Valle, e lì in quel museo venivano custodite le immagini di Attilio Ianniello, che abbiamo qui grazie ad una foto che è patrimonio della Società di Storia Patria di Caserta, e la foto di un quadro che ricordava Costantino Bobbio, entrambi amici di Attilio D'Angelo. La pubblicazione è dedicata a questi due valorosi che erano suoi compagni di infanzia, e lui nel nome di questi due valorosi scrive la sua piccola guida sentimentale, che è un viaggio attraverso la storia dell'aeronautica militare, giungendo poi ad analizzare anche la partecipazione degli americani alla Prima Guerra Mondiale e quel De White che fu poi l'unico decorato, e parla anche di Fiorello La Guardia, che era capitano dell'esercito statunitense e che voleva assolutamente venire da queste parti, poi li dirottarono a Foggia per fare il suo corso di pilotaggio. E per finire, vedo, sì, non mi tirare la giacca, sto qui. Giovanni Ranucci. E Giovanni Ranucci, che era di Sparanese, era tenente anche lui e proveniva dai lancieri di Novara, generale IV. Lei non è lanciere, no, è guida, sempre cavalleria, però questo è dai lancieri di Novara, un po' come. Fu impiegato nella zona di guerra per 3 anni. Il 2 agosto del 19, insieme con un altro pilota, di cui non si è conosciuto il nome, e con un aereo sponsorizzato dal Banco di Napoli, recò a Roma l'invito del sindaco di Napoli, Arturo Labriola, perché venisse presentato al presidente degli americani Wilson per un incontro in Italia. E la cosa strana è che di questo valoroso pilota conosciamo soltanto
un aggiornamento del foglio matricolare al 1 gennaio 17 e non sappiamo la sua evoluzione. E anche questo io avevo chiesto all'ufficio storico dell'aeronautica militare il 19 agosto del 2016, ma eravamo in Ferragosto, forse ero l'unico che stava con le carte in mano e non mi hanno, dice questo cosa vuole il Pietro Ferragosto, ma torneremo sull'argomento. Ma per quanto concerne vorrei chiudere con due notazioni soltanto per non tediarvi ulteriormente. Anzi, tre notazioni. Scorrendo l'annuario di quei tre corsi del 1939-40, ho qui un estratto, ecco, l'ho portato per utilità di chi volesse guardarlo, l'originale della casa, questo annuario mi viene dal generale, non più con noi, Gregorio Diglio, che era del corso Urano, che fu impiegato nella seconda fase del conflitto nella guerra di liberazione, soprattutto nelle operazioni di recupero dei contingenti che erano fuori aria. Gregorio Diglio, che era uno studente del liceo scientifico di Caserta, il padre un ferroviere, prestava servizio alla stazione ferroviaria di Caserta, e Gregorio Diglio abitava in piazza Marconi, allora oggi piazza Sant'Anna, vicino alla chiesa di Sant'Anna, al numero 3, il fabbricato confinante con la farmacia. Ebbene, lui abitavano dall'ultimo piano guardava l'ultimo piano della reggia, dove erano le camerate degli allievi, e lui sognava di fare il pilota. Il sogno si avverò grazie alla sua capacità e al suo valore. Quindi è uno di quelli dei casertani che si formarono lì. Abbiamo un altro nome in questo corso, Italo Alessandrini, che dopo aver frequentato i corsi regolari dopo la guerra decise di aprire una rinomata gelateria a Caserta, il Caffè Gorizia, Franco Italo Alessandrini. E che dire di Remondino, che fu allievo dei corsi? Che dire di Ferdinando Cims, che è stato vicecomandante di questo istituto, della scuola specialisti? Che dire di Ferruccio Plocher, che è stato comandante come generale di divisione della scuola di Caserta? E che dire di Vittorio Marino? Vittorio Marino, un pluridecorato, l'ultimo che è morto, è casertano, morto del corso Sparviero, il quale si vestiva di grande umiltà, e a vederlo così la mattina a comprare il giornale ti cedeva anche il passo con discrezione e signorilità, ed era portatore di 3 medaglie d'argento a valor militare, Vittorio Marino. Era il figlio di Enrico Marino, il famoso tipografo, editore di Caserta, amico di Benedetto Croce, che faceva parte del circolo culturale che si riuniva in Villa Pier Antonio a Centurano di Caserta, insieme con Francesco Cilea e con Matilde Serao, e che ha lasciato al patrimonio di Caserta una serie di pubblicazioni, soprattutto a carattere militare. Quindi, come vedete, c'è tutto un fil rouge che lega la storia dell'aeronautica con la storia della città, con la storia del territorio e, perché no, con le memorie del territorio legate a Caserta. Una scienza ausiliaria della storia è la toponomastica. Ebbene, Caserta nelle sue strade ha dedicato particolare attenzione a questi nomi, a partire da Francesco Baracca. A Grazianese abbiamo il famoso stormo, che adesso non monta più sui famosi F-104, si è riconvertito, ma è sempre Francesco Baracca. Abbiamo la Via Aviatori d'Italia, che fu denominata una strada in seguito a un convegno del 1985. Abbiamo un altro pilota importante, che si chiama Vittorio D'Estasio.
Vittorio De Stasio è stato comandante di questa scuola. Vittorio De Stasio è stato l'istruttore di Francesco Sforza, il famoso Ciccio Sforza, che è stato un leggendario personaggio, ecco personaggio, diplomatosi e studiando sotto il lampione in piazza Dante, la madre vendeva i giornali per poter arrotondare il magro bilancio familiare, il suo sogno era l'aeronautica, era diventare pilota, si diploma, entra in accademia, il suo istruttore è Vittorio De Stasio, poi diventato deputato, sindaco del suo paese Saurunca, eccetera. E Vittorio De Stasio, più anziano di Ciccio Sforza, dice: Ciccio, l'aeronautica non è fatta per te. E purtroppo Vittorio De Stasio segnò il passo come carriera, preso anche dalla politica. Ciccio Sforza non è arrivato ai massimi vertici, però ha lasciato il suo segno nella storia dell'aeronautica, anche con incarichi nella NATO, quindi molto importante. Vittorio De Stasio ebbe un figlio che ricordiamo con affetto, Maurizio, ingegnere, poi caduto con un aereo sperimentale che aveva realizzato lui stesso, morto insieme col figlio. E Maurizio ricordava con commozione un episodio di cui fu protagonista all'Istituto Medico Legale di Posillipo, era pilota civile durante una visita di controllo sulla persistenza dei requisiti. Ebbene, Maurizio fu chiamato, De Stasio, un maresciallo l'aveva chiamato e dice: ma lei come si chiama? De Stasio, ma ha conosciuto Vittorio De Stasio? E che era mio padre. Ah, e questo maresciallo raccontò l'impresa di guerra, era decorato d'argento Vittorio De Stasio, cioè non era l'ultimo venuto. Ebbene, raccontò la battaglia di Mezzagosto, del 14 agosto del 43, ritornavano dalla missione, erano stati colpiti all'area timone, l'aereo all'improvviso si capovolge. Vittorio De Stasio, raccontava questo maresciallo, che era allora forse poco più che aviere scelto chissà a bordo, con molto sangue freddo disse in perfetto dialetto lingua napoletana: «Guaiù, non vi preoccupate che vi porta a casa». E riuscì con grande abilità a raddrizzare il velivolo e ad atterrare sulla costa lucana con qualche guasto, con qualche acciacco, però si salvarono tutti. Quindi, vedete, ci sono questi sprazzi di umanità. Franco, scusami, ma non sei molto severo come... Allora, volume segnalibro di relazione allora, che c'è riservato. Affido una missione di ricerca a persone di buona volontà. Forse la legge mi potrà aiutare. Tempo fa ho scoperto che la bandiera di istituto di questa della Regia Accademia Aeronautica di Caserta non si sa che fine ha fatto. Quindi si sarà persa durante il tragitto da Caserta, Forlì, Brindisi, Nisida e Pozzuoli, oppure, chi lo sa, qualche nostalgico l'avrà conservata per avere un souvenir. Sono le bandiere dell'altare della patria. No, ho controllato, nell'elenco dei bandieri dell'altare della patria non ci sta. Dove è finita la bandiera della Regia Accademia Aeronautica di Caserta? Speriamo di poterlo dire in occasione del centenario la prossima volta. Grazie ad Alberto.